Salve! Tra circa 10 giorni dovrò andare a Milano. Infatti mi dovrò trasferire per l'università e in questi giorni sono praticamente in panico perché manca pochissimo e dovrò trasferirmi. Devo pensare a tutte le cose da portare. In più il problema è ancora più grande perché non ho possibilità di portare dei pacchi e quindi dovrò contenere tutte le mie cose in 2 valigie. E questo è un po' un problema perché oltre ai vestiti devo portarmi tutta la mia attrezzatura fotografica, la televisione e tutte altre cose che mi servono per vivere. E purtroppo in questo momento non lo posso fare. Dovrò trasferirmi portando molte meno cose di quelle che effettivamente mi servono. E questa sarà una situazione chiaramente momentanea perché poi piano piano mi farò spedire tutto. Anche perché non so proprio cosa portarmi, cioè devo decidere cosa è più importante rispetto ad altre cose. E in più, oltre a tutti questi casini, devo anche capire quali bagagli posso portare. E quindi in questo video voglio anche condividere la mia avventura nel impacchettare e portarmi tutte cose via Milano. Primo problema da risolvere prima di mettere le cose dentro è la valigia, cioè il contenitore. Io mi porterò 2 bagagli, uno a mano e uno da stiva. Il problema più grande è che io non ho ben chiare le dimensioni, perché io ho tanti bagagli, anche molto grandi, però sono vecchi e non so se adesso rispettano le nuove linee guida, perché poi tra l'altro queste compagnie aeree low cost cambiano mensilmente i regolamenti e quindi ogni volta è un casino. Questo di qua è il mio trolley che utilizzerò come bagaglio a mano. In più vorrei portarmi anche uno zaino, solo che devo informarmi per vedere se è possibile. Questa invece è la mia valigia principale, che è abbastanza vecchia però è molto capiente, però la reputo perfetta per il mio trasloco. Solo che il problema più grande è che non so se rispetta le linee guida di EasyJet, perché la mia paura più grande è di essere là al desk e poi mi dicono: guarda, non la puoi portare, la devi lasciare qui. E quindi dovrò andare a trasferirmi a Milano senza i miei oggetti personali. Allora, per ricercare le informazioni inerenti ai pesi e alle misure dei bagagli, sono andato direttamente nel sito della EasyJet. La finestra con tutte queste informazioni l'ho raggiunta attraverso la sezione aiuto e poi cliccando bagaglio. Ok, da quello che ho capito posso portarmi un singolo bagaglio a mano di dimensioni 56x45x25 cm. E questo appunto è il bagaglio a mano che posso portarmi direttamente con me in aereo. Invece i bagagli da stiva sono di 2 categorie. Il primo è quello da 15 kg e il secondo da 23 kg, che si può poi espandere in pacchetti da 3 kg a 3 kg, fino a raggiungere un peso massimo di 32 kg. Invece per la dimensione massima del bagaglio da stiva bisogna fare una somma tra lunghezza, larghezza e altezza, ed essa deve essere inferiore a 275 cm. Muniamoci di metro. Le dimensioni di questa valigia sono perfette. L'unico problema di questa valigia resta il peso, che già di per sé è di 6 kg. Per capire il peso di questa valigia ho utilizzato la mia bilancia portatile, che è molto utile. Adesso non mi resta che pulirla, anche perché è molto sporca, visto che non l'abbiamo utilizzata per parecchi anni. Praticamente scende tutta questa polverina gialla. Guardate qua, che macello. Che schifo. Riesce a vedere, ma c'è tipo una piccola vitina là. Ho utilizzato questi che sono tipo cacciavitini multiuso. Mentre la copertura è asciugare, mi sono messo un attimo a pulire. Dentro questa fessura qua è pieno di parmigiano, non so come chiamare quella polverina gialla. Ah, finalmente l'ho pulita tutta. Adesso aspetto che si asciughi la copertura, poi la riavvito. Madonna, è stata veramente complicata, perché oltre che fa caldo, tutta quella polvere gialla sinceramente non capisco da dove venga. Ok, che è tipo una colla, come è vecchia la valigia, si sarà tipo rovinata la colla. Vado a stirare un po' di cosa. Questa è soltanto una piccola parte dei vestiti, però dai, abbiamo fatto un buon lavoro. Ho quasi finito. Allora, piccolo aggiornamento. È passato qualche giorno dalle clip precedenti, quindi se vedete in ogni clip che è una maglietta differente è normale, perché appunto sono passati vari giorni. Tra l'altro questa clip la sto registrando col nuovo microfono, che è questo di qua.
Spero di migliorare la qualità audio perché penso che sia veramente importante. Detto questo, se il contenuto che state vedendo vi piace, vi chiedo di considerare l'iscrizione, che per me è molto importante. In ogni caso, fare una valigia del genere si sta rivelando veramente un'impresa difficile, perché devo cercare di compattare tutte le cose più importanti in un bagaglio. Purtroppo devo anche lasciare cose qui a casa, perché chiaramente non mi posso portare tutto. In più, già che mi devo trasferire, voglio anche iniziare come obiettivo a essere più minimalista. Voglio darvi anche un piccolo consiglio per organizzarsi quando bisogna fare un bagaglio. Cioè, adesso io mi devo trasferire per l'università, però questo consiglio che sto per darvi è utile anche per qualsiasi tipo di viaggio. Prima di fare un bagaglio per un qualsiasi viaggio, mi stilo una lista. Questa lista però non la faccio cartacea, ma la faccio elettronica utilizzando l'app note dell'iPhone. Ma perché utilizzo questa applicazione e non altre, oppure semplicemente non me le scrivo in un foglio di carta? Perché intanto l'applicazione note è sincronizzata con tutti i miei device, quindi me la posso trovare nel computer come nel telefono. E in più c'è anche proprio l'impostazione per fare una lista, in modo tale da pinnare, segnare le cose che ho messo in valigia e le cose che mi mancano. E per chi ancora non l'utilizza, consiglio di farlo perché è veramente utile e vi semplificherà moltissime cose. Come si può ben vedere, ho terminato gran parte del mio bagaglio. Prima di chiudere però devo aggiungere i cuscini. Ma come faccio a mettere questi due cuscini? Vabbè, in qualche modo dovrò fare. Mi sono poi informato se posso portare uno zaino oltre al mio bagaglio a mano. Da quello che ho capito, io posso portarmi soltanto un bagaglio a mano, quindi devo scegliere tra uno dei due. E ovviamente per motivi di spazio mi conviene portare un trolley. Però in realtà ci sarebbe anche un modo per portarsi uno zaino oltre al trolley, e quindi in sostanza avere due bagagli a mano. Solo che nel momento del check-in praticamente devo scegliere dei posti, chiamiamoli premium, che costano 20 o 30 euro in più. E con questi posti premium ho il permesso di portarmi uno zaino oltre al trolley che è destinato come bagaglio a mano. E quindi questa volta dovrò fare a meno dello zaino. Di solito io lo zaino lo utilizzavo per metterci le cose un po' più preziose che dovevo tenere sempre con me, invece adesso lo devo mettere nel trolley. Allora, io sono pronto per partire. Questo vuol dire che finalmente ho finito le mie valigie. Ci ho impiegato un bel po' di tempo, ho rinunciato a parecchie cose, però devo dire che ho fatto un bel lavoro. Spero di essere riuscito più o meno a documentare la mia avventura. Spero anche di avervi dato qualche informazione in più sui bagagli. Le regole delle compagnie aeree cambiano continuamente. In realtà la soluzione a questo problema è semplicemente informarsi. In più adesso con internet è molto semplice, basta andare nei siti internet delle varie compagnie aeree e leggersi per bene tutti i vari regolamenti. E niente, dopo questa grande avventura e questa grande chiusura, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.